signore non ha aura. Sedetevi e mettetevi la... Caneva? No. Ma nell'altra sezione, però vieni a scuola con me. Sì. Alza la testa. Volta per secondo me, alza. Tu non hai idea fin dove te l'hai infilato. Fin dove gliel'hai infilato? Sei divertente. Non è andato su questa volta. È andato giù. Hai capito? La mia vita sta per finire. Cosa vuol dire? Già, Sabrina, Giada. Ma è un coso, come si chiama? Non mi ricordo che animale è, Pia. È per una puzzola. Ma no, la puzzola è bianca e nera. È un piano che cane. Ma lei che gira. Un? Non mi ricordo. Che animale è? Procione, procione. Chi è un procione? Vieni qua, vieni qua. Sì, vabbè. Te va. Vieni qua, vieni. Ciao, ciao. Arigato. Andiamo, dai. Grazie, signorina Giorgia. Fortunata Pia che non deve disinfettarsi. Pia, vieni. Oh no, l'ho già fatto partire. Allora, eccoci finalmente. Allora, come avete visto, più o meno, Giada ha fatto il tampone, quello che, come vi dicevo stamattina, aveva detto la scuola, ed è andato tutto bene, il tampone era negativo ovviamente, non avevo dubbi perché lo so, però comunque così, diciamo che Giorgia partecipa a un'indagine, a una ricerca, e ovviamente era stata consultata e la sua, cioè è stata lei a dire di sì anche se adesso non se lo ricorda, però io quando è arrivata questa comunicazione le ho chiesto se lo voleva fare e al tempo lei aveva detto di sì, poi è passato del tempo e adesso diceva ma non è che sono tanto d'accordo, ma se ormai hai detto di sì, comunque voglio dire non era niente né di pericoloso né di invasivo, nel senso l'unica cosa gliel'hanno fatto diverso da come l'avevamo fatto a ottobre, l'avevamo fatto perché è andato su un po' e poi è andato in giù, invece quando l'avevamo fatto a ottobre erano andati solamente su, infatti è stato un po' scioccante perché gliel'ha infilato tipo 27 km all'interno, vedevo che continuava a spingere e continuava ad andare giù, sono rimasta un po' così. Comunque abbiamo fatto le compere al Bennett e al Lidl che dovevamo fare, adesso andiamo a casa, scarichiamo la spesa, andiamo a buttare il vetro, lascio anche Sabrina e Giada un attimino a casa, intanto c'è mio fratello che oggi è voluto stare insieme, cioè è venuto, è stato insieme a Manuel e Gabriele, allora gli lascio un attimo anche Sabrina e Giada, via, no, me la porto dietro, perché così andiamo fino in un paese che c'è vicino a dove abitiamo noi, che ho trovato un lettino nuovo per Giada. Ovviamente non lo vedrete ancora, lo vedrete poi nel video delle pulizie che uscirà lunedì, dove perché praticamente lo andiamo a mettere su, lo puliamo e tutto quanto. Quindi voi vedrete tutto quanto poi nel video delle pulizie e anche una struttura da mettere in sala per riporre i giochi. È veramente molto carina, è di Ikea, mi diceva la ragazza, e l'ho trovata che le regalava,
è ancora in monostato e quindi ho detto perché no. Intanto stavo cercando un lettino per Giada e quindi e poi invece stamattina guardavo su Amazon e abbiamo trovato, e invece di mettere a posto l'armadio che abbiamo, che comunque ha già 17 anni, è bello robusto, però diciamo che può andar bene se lo devi mettere in dispensa per riporci dentro le cose, ma da tenere in camera non mi piace tanto. E poi comunque rimarrebbe troppo alto e già da non ci arriva. Allora abbiamo trovato una soluzione su Amazon che stasera, se riesco, ordino. E così almeno arriva. E poi questo, anche questo qua, sempre nel video delle pulizie vedrete il montaggio, la sistemazione, tutto quanto. E niente, volevo aggiornarvi su queste cosine. Adesso andiamo, ci abbiamo preso al Lidl anche delle cose da reparto lì, panificio, per fare merenda. Abbiamo preso, io ho preso un panzerotto, pomodoro e mozzarella. Giorgia ha preso una pizzetta. Sabrina un krapfen con la marmellata. Sì. Invece Giada un pezzo di pizza. E a Pia cosa abbiamo preso? La conchiglia con le mele. Ah, la brioche, la conchiglia alle mele. È buona la brioche, Pia? Buona? La sta ancora mangiando. Ah, ok. Il fatto è che si sbriciola tutta sbriciolata. Vabbè. E niente, quindi come avete visto le persone si sono vestite per andare in giro, visto che comunque carnevale, sono bambine. E niente, vi parlerò approfonditamente poi anche della spesa di oggi del Bennett e dell'Lidl nel video delle aspettate che ve lo dico nel video pazza per la spesa. Aspettavo di andare ancora questa volta e devo andare a fare 2-3 missioni insieme a Sara venerdì e poi registrerò il video, quindi molto probabilmente lo vedrete la prossima settimana. E ci sono veramente cose interessanti comunque, quindi niente, adesso mi metto a guidare, cioè sto guidando e sono attenta, però mi concentro ancora di più, anche perché tra poco dobbiamo scaricare, Giorgia deve chiamare a casa perché si preparino, e quindi noi ci aggiorniamo poi dopo. Ciao ciao. Oh no, oddio. Penombra c'è anche mio fratello. Oppure quella casa. Dai. Mio fratello. Dammi la non so perché ci sono amici. Ah. Guardate. Lui è mio fratello. Forse. Di nuovo. Buongiorno. Dai, andate su che vi ammalate, poi dovete andare a scuola giovedì. Ciao. Oh.
tanto già mal di gola. Vai, vai a scuola lo stesso, vai. Ciao fratello. Ciao. I toast per cena. I bambini sono contenti, un po' meno perché sto facendo avanti e indietro, però vabbè, fa niente. E poi non capisco bene questo tostapane come funziona. Cioè, quanto tempo lo dobbiamo lasciare? Quanti sono... Qui, vedete, c'è un timer. Quant'è il tempo giusto per lasciarlo in modo che si abbrustolisca bene? Non ho provato a metterlo 7 perché ho paura che si brucia. Fatemelo sapere nei commenti perché è la prima volta che usiamo questo tostapane e niente, quindi sta venendo un po' come stanno venendo, insomma. Ting ting, sono pronti, andiamo. Quello lì è il mio. Viva! Le pizze sono in preparazione per il pranzo. Stamattina abbiamo messo a posto di sopra e abbiamo portato sul lettino nuovo di Giada, che vedrete sempre nel video delle pulizie. Adesso appunto stiamo facendo le pizze e per Gabriele invece di fare la pizza ho fatto le pizzette di pane, le pan pizzette, le pampette, che Pia rugna perché vuole prendere cose che non può. E qua, qui c'è Gabriele che gli si vede la schiena, poi domani non va a scuola. Bebba, Giada, Giorgia. La lasci andare? Cioè la Pia? 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 Cosa c'è? E niente, quindi adesso vado avanti. E voi invece cosa avete mangiato oggi, mercoledì 17? Ah, e sono talmente rimbambita che pensavo che il 17 fosse domani e dovevo andare dalla nutrizionista, e invece era stamattina, così mi ha spostato l'appuntamento al 26. Niente, vi parlerò in un altro momento perché adesso non si può perché urla. Allora, ho accompagnato mio fratello a fare una commissione. I bambini intanto adesso stanno finendo di fare i compiti. Lì c'è Giorgia, aspettate, lì c'è la roba da mettere a posto che ho piegato, che sta facendo delle schede a Sabrina, perché la maestra lei non gliela mandate. Adesso sono da fare per domani. Qui c'è Pia, che sta poppando. E niente, adesso si preparano. Gabriele ha un po' di temperatura alta, 37,2. Infatti adesso volevo scrivere un attimo alla maestra per dirglielo, perché ha anche mal di testa, mal di gola, raffreddore, tosse. E quindi volevo un attimino dirgli, cioè dirglielo, e che però se è così non posso mandarlo. E così almeno sarà felicissimo. Vabbè, Gabriele ha fatto veramente tantissime assenze quest'anno e però se sta male cosa devo fare? Mica posso. Io mi vedo sempre più rotonda, ve l'ho già detto, della nutrizionista, sì. Sono rimbambita come una scarpa. Ce la posso fare. Mi dimentico tutto. Vabbè. E adesso poi se scende mio fratello, vedo se riesco, ve lo presento. Ah, e poi dovrebbero arrivare anche Luisa, mia sorella, con Luca. Quindi poi vedete anche lui. Avrei tanti lavori da fare. E là c'è Lorenzo che sta giocando con Giorgia. Prima era succo ai bambini. Andiamo a riempire. Assistenza. Zio Lom, per ricevere la tua unità utilizza il codice seguente 50. 50, 83, 57. 50, 83, 80. Sporco. Ma quel tatuaggio è nuovo. Quale? Vedi che sei una minchiona. Ecco la cena. Tagliatelle, paglie, fieno, gnocchetti. Loro hanno la pasta e stiamo guardando i Griffin.
Buona cena. E poi mangiamo anche questo polpo grigliato alla Mediterranea. Qui c'è Pia che si mette le dita in gola. E qui ci sono tutti quanti i bambini. C'è anche Giardina da qualche parte lì. Comunque buona cena a noi. Ciao ciao. Dov'è nascosta Pia? Ciao Pia. Ma dove vai? No, 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 no. Vabbè, se n'è andata. 1, 2, 3, come on!